Il ruolo dei profeti nella vita del popolo che crede è stato trattato dal Papa nell'omelia di oggi. Quando nel popolo di Dio non c'è profezia, questa, il vuoto che lascia quello, viene occupato dal clericalismo. È proprio questo clericalismo che chiede a Gesù: con quale autorità fai tu queste cose, con quale legalità? E la memoria della promessa e la speranza di andare avanti viene ridotta soltanto al presente, né passato né futuro speranzatore. Il presente è legale, sei legale, vai avanti. I figli di Eli erano legali, ma la parola di Dio non c'era lì. Forse il popolo di Dio che credeva e andava a pregare al Tempio piangeva nel suo cuore perché non trovava il Signore, gli mancava la profezia, piangeva nel suo cuore come piangeva la mamma Anna, la mamma di Samuele, chiedendo la fecondità del popolo. La fecondità che viene dalla forza di Dio quando Lui ci risveglia la memoria della sua promessa e ci spinge verso il futuro con la speranza. Questo è il profeta, questo è l'uomo dall'occhio penetrante e chi ode le parole di Dio. La nostra preghiera in questi giorni, nel quale ci prepariamo al Natale del Signore, sia: Signore, che non manchino i profeti nel tuo popolo. Tutti noi battezzati siamo profeti. Signore, che non dimentichiamo la tua promessa, che non ci stanchiamo di andare avanti, che non ci chiudiamo nelle legalità che chiudono le porte. Signore, libera il tuo popolo dello spirito del clericalismo. E aiutalo con lo spirito di profezia.